Sulla costa la tregua sembra durare, ma nelle zone interne della provincia di Pescara continua a nevicare e si lavora senza sosta. Sono 30 i mezzi e 50 gli uomini all'opera per cercare di garantire la circolazione stradale su tutte le arterie di comunicazione provinciali. Il centro operativo della Protezione Civile Pescarese riceve la media di 6 chiamate l'ora, impegnando il personale 24 ore su 24. I punti critici al momento sono la strada Lungofino, dove nonostante il sale si è formato del ghiaccio che obbliga agli automobilisti a circolare soltanto con gomme termiche o catene, e la strada che da Manoppello sale verso Passo Lanciano. Qui si circola su una sola corsia a causa dell'abbondante nevicata in corso. Notevoli problemi stanno creando anche i numerosi rami ed alberi caduti sotto il peso della neve. Per quelli più piccoli provvede direttamente il personale della provincia, ma per gli alberi più grandi occorre l'intervento dei vigili del fuoco, che in queste ore stanno facendo gli straordinari per cercare di fronteggiare tutte le richieste. Resta critica la situazione a San Valentino in Abruzzo Citeriore, dove però è rientrata l'emergenza energia elettrica. Le 129 famiglie rimaste senza corrente sono state raggiunte dai tecnici dell'Enel, che nella notte sono riusciti a ripristinare la fornitura di energia, come ci racconta raggiunto al telefono il sindaco di San Valentino, Angelo D'Ottavio. Non ho avuto modo di leggere i giornali e di vedere i telegiornali, ma ho sentito che statisticamente dal 56 non si verificava un evento del genere. L'emergenza più difficile che abbiamo dovuto fronteggiare è quella della mancanza di energia elettrica per più di 60 ore per 120 famiglie. E l'energia siete riusciti a ripristinarla o l'Enel non è ancora riuscita ad arrivare a San Valentino? L'Enel è riuscita a ripristinare il servizio di energia elettrica questa notte, era quasi mezzanotte, insomma, quindi io voglio approfittare per ringraziare anche gli operai tecnici dell'Enel che si sono adoperati, perché ero lì, li ho visti, insomma, era molto freddo, eravamo al di sotto di 0 gradi ed erano lì a lavorare, però ero che il problema, oltretutto in una zona dove cade spesso quando c'è maltempo, quindi poi se ci sono delle responsabilità si accerteranno, ma questo adesso interessa, in questo momento ci interessa fino a dare assistenza alle persone anziane, alle persone in difficoltà. È chiaro che questo problema è accaduto, in ogni casa adesso ci sono dei inventari putrefatti, la raccolta dei rifiuti non ne parla, oltretutto ne facciamo differenziata, quindi stiamo fronteggiando questo tipo di emergenza.